La madre Candida aveva così intenso il senso della sua particolare vocazione da essere sempre presa da un grande stupore e da una profonda gratitudine per l'amore con cui era stata scelta e chiamata. E lo stesso stupore, la stessa gratitudine ella voleva trasmettere e infondere alle sue figlie, così da scrivere: la vocazione monastica, nonostante quanto è stato detto nei periodi dolorosi della contestazione, è una singolare predilezione di Dio. Lo stupore per noi di ogni giorno, di ogni ora, è novità luminosa che deve essere rinnovata col cuore e soprattutto con la volontà nei momenti di prova, di oscurità, di stanchezza che sono legati all'esistenza terrena. Guardando il crocifisso si trae la forza per immolarsi ogni giorno, di nuovo, da capo, sulla croce del proprio dovere,